Al via la 92esima edizione di Pitti Immagini Filati, dedicata alle collezioni primavera-estate 2024. Tra gli stand un cauto ottimismo dovuto a un anno, il 2022, che si è chiuso con aumenti della produzione e un portafoglio ordini, soprattutto verso i mercati esteri, decisamente positivo, ma anche per la frenata dei costi energetici che tanto hanno eroso parte dei margini realizzati con l'incremento produttivo. Il problema cara energia è destinato a sciogliersi come la neve al sole. Ora il gas e il petrolio stanno andando giù, noi dobbiamo anticipare la tendenza, abbiamo un listino che è destinato a coprire i prossimi 7-8 mesi, le cose hanno un inizio e una fine. Questa è una cosa anacronistica, ora come ora. Un 2022 che è stato comunque positivo per tutte le produzioni di filati, dal laniero al cotoniero fino alla produzione dei lini. 22 è finito bene, abbiamo aumentato il nostro fatturato, le esportazioni, soprattutto in Europa, sono andate bene, quindi siamo soddisfatti. All'Anificio dell'Olivo il fatturato ha raggiunto i 22 milioni di euro con un incremento del 40%. Certamente questo è stato un anno impegnativo dal punto di vista della gestione della crescita dei costi. Abbiamo provato in qualche misura a salvaguardare i nostri clienti e questo evidentemente ha compresso notevolmente i nostri margini. Quindi molto bene il fatturato, un po' meno la redditività. Crescita a due cifre per le vendite e chili di filati prodotti anche alla linea più. Quindi un anno soddisfacente che ci auguriamo di poter consolidare nel 2023 come risultato. Collezioni, quelle proposte per il 2024, che puntano sulla sostenibilità. Sostenibile vuol dire riciclati, molto importante, cotoni organici, quindi da coltivazioni controllate, lo stesso per le viscose, da piantagioni controllate. Cercando però di sposare fortemente la creatività con gli aspetti sostenibili, senza però perdere di vista l'aspetto innovazione.